Buonasera a voi tutti che ci seguite. Questa sera abbiamo come ospite il dottor Eugenio Balsamo, direttore della nostra rivista Imperi, che parla di geopolitica e in questo numero c'è un titolo che è veramente così di un'attualità spaventosa: riaccendere l'Europa. Mai si è parlato costantemente e continuamente di Europa, si è presa tutte le colpe. Ecco, vedete la copertina bellissima dell'ultimo numero. Complimenti, direttore. E quindi vorremmo far capire ai nostri telespettatori che c'entra l'Europa con la crisi, se è vero che è colpa dell'Europa, se l'euro, è stato un bene, è stato un male. Quindi geopolitica. Ecco, poi parleremo del perché la geopolitica sta alla ribalta costantemente ogni giorno. Gli ultimi due numeri della rivista, in una c'era Gheddafi in copertina, in questa si parla di Europa. Quindi possiamo spaziare su tantissimi argomenti. E quindi prima di cominciare mandiamo 2 minuti di pubblicità per i nostri sponsor e poi cominceremo a parlare. Chi di voi vorrà telefonare, vi ricordo il numero 0633 56 256. Quindi, per saperne di più sull'Europa, sulla crisi italiana e su tutti quelli che possono essere le cause, oggi abbiamo capito, caro direttore, che non era tutta la colpa tutta di Berlusconi, perché Berlusconi, appena è arrivato Monti, lo spread e le borse erano tutte calate. Oggi è tornata la normalità con lo spread che è risalito e con le borse che mostrano una crescita. Ecco, quindi questo l'abbiamo capito, no? Che Berlusconi, a cui erano state date tutte le colpe, certamente non è il solo responsabile. Credo che anzi anche Berlusconi si sia trovato in mezzo a questo gravissimo problema che non ha saputo cavalcare in modo adeguato, quantomeno non l'ha saputa prevenire e prevedere. Io dico spesso che se non mettiamo la benzina, certamente rimaniamo in mezzo a una strada. E così forse è stata una delle cause principali, con quel suo sorriso, con quel suo buonismo, con quella sua eccessiva positività, sicuramente ha sottovalutato i rischi che erano dietro l'angolo. Quindi la regia, se ci manda i 2 minuti di pubblicità e poi parleremo di Europa. Intanto voi, se volete, potete cominciare a prenotarvi per le telefonate. Thank you.
Eccoci tornati in studio, intanto ci ha raggiunto con un grande piacere, lo ringrazio della sua presenza, l'onorevole Teodoro Buontempo, reduce dal terzo congresso della destra, dico bene? Secondo congresso della destra, ma Alleanza Nazionale in 13 anni ne ha fatto uno, quindi voi già state... Due, quindi dal punto di vista di democrazia interna sicuramente siete all'avanguardia. Avevamo iniziato a parlare con il nostro direttore, se ci vuole spiegare un attimo, Imperi, una rivista, dicevo, di globalizzazione, in un momento in cui la globalizzazione l'ha fatta padrone, è importante questa sera, ho invitato il direttore proprio per spiegare se che cos'è lo spread, perché ho visto un servizio in cui tutti, tanti onorevoli non sapevano, non hanno saputo rispondere a cosa fosse lo spread. Quindi cominciamo a spiegare questo, spieghiamo i termini dell'Europa, se l'Europa è colpevole, quanto è colpevole, parliamo di tutti questi problemi, che sono problemi di proprio di un'attualità che tutti dovremmo approfondire e conoscere, se non altro capire. Prego. Io prima di parlare dello spread partirei dall'Europa, in quanto ritengo che l'Europa... Il problema grosso dell'Europa è quello dell'assenza di quel primato della politica che ci dovrebbe essere. I telegiornali e stampa di tutta Europa, anzi andiamo anche al di là del continente europeo, parlano di sto benedetto spread. È un termine noto essenzialmente a chi si occupa di economia, più ancora di finanza. Però, se mi permetti, farei una breve presentazione della rivista. Certo, spieghiamo un attimo, perché di geopolitica c'è molto poco. C'è quella Limes e ci siamo noi. Quando la presentammo venne Caracciolo e disse: oddio mio, devo cominciare a stare molto attento perché questa rivista ci darà molto fastidio. E credo che questo si sia verificato, perché Imperi oggi è considerata sicuramente, se non al di sopra, almeno al pari di Limes. E quindi questo è stato un grande risultato. Salutiamo anche colui che è stato il fondatore di Limes, Aldo Di Lello, che attualmente sta alla Camera dei Deputati e direttore da pochi, da gennaio di quest'anno. Da un anno abbondante, insomma. Quindi è Eugenio Balzano. Allora, la rivista è nata nel 2004, lo diceva l'amico Lucarini, da un'idea di Aldo Di Lello, perché si voleva dare una visione della... più che della politica internazionale in senso stretto, della geopolitica, della globalizzazione, una visione che non fosse la solita, ideologizzata o comunque presentata strumentalmente. È noto che il punto di riferimento della stampa internazionale è Le Monde Diplomatique e non è certamente una testata che possiamo, insomma, considerare fra quelle conservatrici. E quindi è una rivista che si presenta ad un pubblico piuttosto vasto, diciamo al grande contenitore di centrodestra, sebbene come prodotto editoriale poi si rivolge a tutti essenzialmente. Certo. Abbiamo diversi collaboratori, ma prima ancora diversi lettori che non sono elettori del centrodestra, che apprezzano la visione più realistica che noi diamo agli eventi internazionali. Possiamo ragionare sul termine, per esempio, di guerra. Ora abbiamo da poco raggiunto i 10 anni del conflitto in Afghanistan, che a seconda dei punti di vista, e quindi torno al discorso principale, è un'aggressione, è un'invasione, è una guerra, è una missione di pace. Che cos'è? È un'operazione di carattere internazionale. Ecco perché si cerca di guardare con la rivista Imperi alle dinamiche internazionali con maggiore realismo. E col giusto pragmatismo, perché insomma tutto ciò che accade a livello internazionale ha una regia politica e la politica, insomma, non si muove, non voglio dire che si muove per interessi, però si muove sulla base anche di risultati che poi i singoli stati devono portare a sé. E normalmente ci distacchiamo dalla cronaca, da temi di strettissima attualità, perché cerchiamo di dare il giusto significato alle cose. Recentemente abbiamo fatto un numero che parlava di diritti umani e globalizzazione. Cioè, questa benedetta globalizzazione, percorso ormai non si può tornare indietro, insomma, è una cosa che, partita dall'economia, si sta
portando anche su settori come possono essere la stessa socialità. Dopo ne possiamo affrontare questo discorso con chi, insomma, è più competente di me in tematiche di carattere sociale. E abbiamo parlato appunto della ricaduta del fenomeno della globalizzazione su quelli che sono i diritti di base. Prima parlavamo di crisi economica. Crisi economica che viene presentata essenzialmente come economica, così come l'Europa viene presentata come un fattore essenzialmente economico-finanziario, ma alla base ci sono dei popoli, quindi ripartire da questo, ecco perché riaccendere l'Europa. Ok, poi riprenderemo ancora a parlare di questi che sono i problemi di grande attualità, ma non escluso l'attualità della casa. Non a caso abbiamo qui l'assessore alla Regione Lazio, Teodoro Bontempo, l'assessore alla casa. Dico bene, assessore? Sì, sì. Casa e consumatori. Io però vorrei anticipare, così l'abbiamo invitata proprio per informarci sul come è andato il congresso. Il congresso a destra, so che Berlusconi ha portato il suo saluto e dopo la sua uscita dal governo è stata la prima uscita in pubblico e quindi ha detto anche cose estremamente interessanti. A lei ci informi bene su quello che è accaduto. Per essere stato un congresso di un partito che non ha la rappresentanza parlamentare, arrivano a Torino oltre 1500 persone a spese loro, delegati. Anche erano 1100 delegati, poi sono arrivati persone che hanno chiesto l'accredito come invitati a spese loro, si sono pagati il viaggio, si sono pagati gli alberghi, si sono pagati i ristoranti. In un momento in cui la politica è in crisi profonda, ci sono i saltimbanchi, i trasformisti, coloro che dalla politica hanno avuto solo per amicizia, trovare ancora una capacità militante è una rarità, è un tesoro della politica intera. È un tesoro, un grande tesoro. Un congresso interessante, ottimi interventi, le novità. È stata riportata all'attenzione del Congresso una mia proposta di legge del 2006, quindi non di oggi che sono esplosi problemi finanziari, economici. Quando nessuno ne voleva parlare, io riuscii, in tutto il dopoguerra, per la prima volta un parlamentare riuscì non solo a fare una proposta di legge organica sul tema, ma a parlarne in aula. C'è un registrato di uno scontro verbale con l'allora presidente della Camera Bertinotti e che abbiamo riproposto, non solo, ma nei prossimi giorni inizieremo una raccolta di firme in tutta Italia sulla base di quanto stabilito dall'articolo 71 della Costituzione per riproporla in Parlamento come legge, proposta di legge popolare. Di che si tratta? Del signoraggio bancario di cui nessuno voleva parlare. In passato bisognava stare attenti anche a parlarne, perché chiamavano, ti prendevano per uno strano, un estroverso. Oggi che è tempo di spaventosa crisi finanziaria, che fa arretrare la politica, che consente in Italia di avere un Presidente del Consiglio designato, vedremo come andrà a finire, che in Grecia mette il capo del governo, ex vicepresidente della Banca Centrale Europea, e che mentre l'euro va in crisi, vanno in crisi i paesi dell'euro, perché non è in crisi la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, l'Inghilterra, che non hanno l'euro. Va in crisi la Spagna, la Grecia, l'Italia, il Portogallo, l'Irlanda, perché il momento in cui si fonda
un valore monetario senza che dietro ci sia uno Stato e un popolo, si tratta di un pezzo di carta, di una moneta virtuale, e tale perché una comunità gli riconosce quel valore. Dietro quel pezzo di carta stampato non c'è uno Stato che garantisce, non c'è un popolo che si assume la responsabilità e non c'è una riserva aurea che lo sopporta per il suo valore nominale. Ora, che significa questo per volgarizzarlo e renderlo comprensibile? Prima era la Banca d'Italia, adesso è la Banca Centrale Europea. Si stampa denaro e la differenza tra il costo della stampa, il pezzo di carta, e il valore che c'è, 10 euro, 100 euro, 500 euro, questo non va allo Stato per i servizi pubblici, per la scuola, per l'università, va alle banche centrali. Le banche centrali, a cominciare dalla Banca d'Italia, tutti pensano che oddio, la Banca d'Italia è lo Stato. No, la Banca d'Italia, i proprietari della Banca d'Italia sono le principali banche italiane e compagnie di assicurazione. Quando si stampa moneta, in realtà queste banche, quindi la banca centrale, lo dà in prestito allo Stato, quindi lo dà in maniera tale che gli stati devono rimborsare quel valore più l'interesse. Ecco perché gli stati, lo Stato italiano non riesce a ripianare il debito pubblico. E quindi la mia proposta di legge non solo evidenzia questo nella premessa, ma dice che questo aggio, questo signoraggio, è del popolo che ne riconosce il valore e che quindi non deve andare alle banche, alle compagnie di assicurazione, ma deve andare a ogni persona che nasce nel nostro paese, gli deve andare un conto popolare che non si può utilizzare come normale conto corrente, ma che è un patrimonio per quella persona che a una certa età ne può disporre. Questo perché non se ne è voluto parlare? Perché mette in crisi tutto questo aberrante sistema. Se no non si capisce. Cioè il capitalismo spinto all'estremo ha prodotto diseguaglianze spaventose. Cioè è inutile che noi facciamo i democratici, vogliamoci bene. Ci sono milioni di bambini che oggi muoiono di fame e di sete perché il capitalismo ha deciso questo, perché non c'è guadagno, non c'è remunerazione. Allora un'Europa che doveva essere nazione, un'Europa che doveva essere l'Europa dei popoli, ha legato tutto questo alla moneta. Ecco perché il congresso è stato interessante, proprio perché io ho posto proprio la domanda, ma è una bestemmia ipotizzare di uscire dall'euro. Che uno dice, ma questo uscire dall'euro è fuori dal mondo, è nostalgico. No, perché io porto un esempio, l'Argentina. Lei, direttore, sa che l'Argentina subiva una crisi economica spaventosa. E quei signori che adesso prendono i poteri al posto degli eletti vendevano le patacche argentine, i bond, ai cittadini che hanno sciupato le loro risorse e i loro risparmi. Tanta gente si è veramente rovinata. L'Argentina non ne usciva, c'era il Fondo Monetario Internazionale che dava ai governi argentini i soldi, ulteriori soldi, che era un ulteriore debito, e più soldi davano, più giustamente, ho visto il gesto, il nodo scorsoio si stringeva intorno alla gola. Sono tornati al potere quelli che in Italia sono impronunciabili. Se tu dici in Italia i peronisti, dici, ma i populisti, gentaglia, no? Sono tornati al potere i peronisti. E che hanno fatto? Primo, come avvenne nel 1928 la grande crisi
che coinvolse il mondo, mentre in tutto il mondo si tagliavano le spese, i diritti, le opportunità, in Italia si uscì dalla crisi meglio di tutti gli altri, perché nacquero le prime grandi protezioni sociali a favore dei ceti più deboli. Lì nacque la previdenza sociale, lì nacque l'IRI, lì nacquero quella protezione della maternità, lì nacque l'idea che il lavoro non poteva essere una contrattazione privata, ma doveva avere un riconoscimento dello Stato, eccetera. L'Argentina cosa ha fatto? Anziché tagliare, come ci chiede la Banca Centrale Europea, i posti di lavoro, incentivava chi occupava stabilmente le persone, dava contributi, ha aiutato le piccole imprese, ha aiutato i giovani, ha contribuito alle università, e quando il Fondo Monetario gli ha detto ma adesso vi state rimettendo a posto, io vi presto dei soldi per avere il pieno sviluppo, l'Argentina ha detto no, noi vogliamo pagare fino all'ultimo dollaro il prestito del Fondo Monetario. Oggi, caro direttore, l'Argentina non ha più un dollaro di debito col Fondo Monetario, ha ripreso il volano del suo sviluppo e oggi l'Argentina, ringraziamo il Dio, ha riconquistato equilibrio. Allora, al nostro congresso della destra... Posso farle una domanda? Quando Storace si staccò dall'Alleanza Nazionale, così ci fu un seguito, un grande entusiasmo, eccetera, eccetera, e si pensava che la destra, dopo tutte le vicissitudini e i guai che ha creato Fini, potesse diventare la guida di tutta la destra. E questo non è accaduto. Ecco, il suo punto di vista su questo, come mai? Ma è molto semplice. Si potrà essere mai questo inserimento? Perché in questo momento c'è una destra vacante. Intanto lì è molto semplice. Devono mettere, credo che l'abbiano già messo, sui loro comodini la fotografia di Mastella. E ogni sera si devono inginocchiare davanti a Mastella, perché facendo cadere il governo Prodi, quella destra che era nata nella convinzione che di lì a poco AN si sarebbe sciolta in un contenitore più grande certamente, ma indistinto, e la destra che era nata per sostituire AN nel quadro politico italiano, le elezioni immediate che ci furono, con la caduta del governo Prodi, noi ci ritrovavamo dall'oggi al domani in campagna elettorale, mentre la destra faceva i primi passi. E Berlusconi, che era venuto al nostro congresso, alla nostra assemblea costituente, dicendo che si trovava a casa, che condivideva tutto ciò che dicevamo, di colpo subì il ricatto del presidente Fini, che disse no, il quale gli disse sì, gli uomini Buontempo, Storace, eccetera, eccetera, possono starci, ma come noi devono entrare in una lista del PDL. Noi dicemmo no e di colpo, noi che siamo nati, insomma, voglio dire, credo che abbiamo dato un grande contributo perché la destra a Roma in particolare sicuramente 100.000 voti esistere ed avere successo, ci siamo ritrovati fuori dalla coalizione in un bipolarismo spinto grazie a quel luminare della scienza politica chiamato Veltroni, che in un solo anno ha suicidato se stesso politicamente, il suo partito non ha conquistato un voto al centro, ha emarginato la sinistra ma senza sconfiggerla, l'estrema sinistra, perché non è che gli ha preso i voti, tant'è che oggi il candidato Ventola ci devono fare i conti, ha venduto le botteghe oscure, ha portato al fallimento l'Unità. Pensate che gigante della storia che ha questo. Comunque sì, no, Fini, voglio dire, a me lo dice. Cioè, voglio dire, eravate voi, uomini e donne di destra, illusi che la politica potesse fare a meno delle idee,
perché bisognava stare comunque dove si vinceva e a prescindere. No. Questo è accaduto, cioè nel senso che non c'è stata un'amalgama, cioè il PDL non è riuscito a trovare una sintesi di un progetto che mettesse insieme tutte le sensibilità. Perché vede, io ho detto anche al congresso, finisco questa fase se lei mi consente, quindi è una grande novità che la questione del signoraggio bancario non stia più nelle grotte, sia un tema, è un tema che diventerà per la destra uno dei temi, di cavalli di battaglia, che nei prossimi giorni raccoglierà sulla mia proposta di legge già presentata, eccetera. In più è venuto fuori anche un altro elemento, lo voglio sinceramente dire. Ne parliamo dopo, insieme. Prego. Al mutuo sociale. Prego. Tanto salutiamo... Scusate il ritardo. Ci mancherebbe. La prima volta accade sempre, uno non conosce bene il posto, quindi... Allora, l'onorevole Bruno Prestagiovanni, presidente dell'ATER, ecco, così, in sintesi, cos'è l'ATER? Volevamo fare una trasmissione tutta legata alla casa, con lei esperto e presidente esperto di un'associazione, di una, così, di una realtà che ha delle grosse proprietà immobiliari, e con l'assessore alla regione Lazio, l'assessore della casa. In più ci abbiamo anche il nostro direttore della rivista Imperi, perché in un momento in cui l'Europa si danno tutte le colpe all'Europa, in questo momento la Banca Centrale Europea che ha creato, insomma, tutti questi problemi, cercare di capire meglio la situazione attuale, per questo abbiamo invitato il direttore di Imperi. A lei, ci dica un attimo, spieghiamolo, e poi chi ha bisogno di una casa, poi, ecco, diamo dei consigli, non per gli acquisti, ma... Chi ha bisogno di una casa non si deve rivolgere all'ATER. No. No, questo non è... una volta per tutte. Ecco, però spesso... non è carino, insomma, perché... No, allora spieghiamo meglio che cos'è. L'ATER è l'erede e la trasformazione del vecchio Istituto Autonomo Case Popolari. Una volta si faceva le domande, c'era già, le domande ancora oggi, c'erano delle graduatorie presso i comuni. Che poi l'ATER è l'ente. Con Veltroni si è visto che le graduatorie erano tutte. L'ATER è l'ente, dovrebbe essere l'ente costruttore e l'ente gestore. Le assegnazioni, le famose graduatorie, vengono fatte dai comuni in base a tutta una serie di criteri. Siamo a Roma, la città di Roma, io mi occupo dell'ATER del Comune di Roma, la graduatoria, quella dei famosi 10 punti, credo sia stata prorogata, che l'assessore, chiedo conferma all'assessore, al 31 dicembre di quest'anno, giusto assessore? No, 28 febbraio. 28 febbraio. Perché era scaduta c'è stato 30 dicembre, ecco perché giustamente dice dicembre, del 2010. Scaduta, e mentre prorogata. I comuni avrebbero dovuto fare le nuove graduatorie che non hanno fatto. Mi fa impressione l'assessore Buontempo con questa voce. Appena tornato dal congresso. Quindi immagino. Poi lui non è uno che sta negli angoli e sta zitto. Notoriamente Teodoro non è uno che sta in un angolo zitto. È uno che lotta. Quindi la graduatoria è ancora vigente, notizia che il Comune di Roma sta lavorando su un'ipotesi di nuova graduatoria. A questo, la situazione dell'ATER qual è? È una situazione preoccupante. Preoccupante non soltanto esclusivamente dal punto di vista economico, in quanto io mi sto cominciando a porre una serie di interrogativi su quello se questo impianto legislativo serva ancora per mantenere in piedi un'istituzione che deve dare risposta alle emergenze abitative e soprattutto al diritto dell'abitare. Credo che oggi in questo sistema sia un po' in discussione la difesa dello Stato sociale, ma su questo magari poi ci torniamo. Riparliamo anche perché uno dei punti dei cavalli di battaglia del sindaco Romano era quello di riprendere la costruzione delle case popolari. Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Chiamo da Isernia, mi chiamo Cosmo. Prego. Senta, io non sono un uomo di destra, in verità. Spero che lo diventi. Anche nella nostra realtà sono stato negli anni scorsi consigliere comunale
di ammirare e di apprezzare anche la qualità dei vostri uomini. Ripeto, eravamo in contrapposizione, in una civilissima contrapposizione. E rispetto ai capisaldi di quella destra, ripeto che io ho avuto modo di apprezzare a partire dal concetto di nazione, di patria, ma voglio dire la vostra parte politica, il vostro mondo si è intrecciato e ha avuto esperienze di governo nel governo Berlusconi che a livello internazionale non ha soltanto, specialmente nella ultima fase, suscitato critiche, ma ha suscitato ilarità. Ora, avere avuto addirittura a che fare con persone come Boss, che volevano fare della nostra gloriosissima bandiera un certo uso per pulirsi le parti del corpo le più sporche, io devo riconoscere che da parte vostra, della attuale generazione della destra, una mancata reazione, ci sarebbe voluta una reazione da amanti della patria, insomma, questo ve lo voglio riconoscere, insomma, e non c'è stata, per un eccessivo asservimento di un autentico bifferaio, e la storia politica del nostro paese in queste ore sta facendo giustizia di questo bifferaio che ha fatto, come dire, vergognare. Io sono figlio di emigranti, ho familiari che lavorano onorevolmente in Australia, un figlio che insegna italiano a Parigi, e questo governo con il quale voi avete collaborato ha fatto vergognare questi nostri gloriosi connazionali. Vi ringrazio. Io ringrazio. Grazie. Comunque, proprio nella sua regione, De Iorio è stato rieletto per la terza volta. E in un momento in cui il centrodestra si diceva anche in Molise. Beh, nel Molise, che... nel Molise Iorio deve la sua vittoria ai grillini, perché anche questo è bene spiegare. Noi la destra siamo nella coalizione di centrodestra, però, ecco, per esempio nel Molise non c'è stato apparentamento. E con i nostri voti, se non ci fossero stati i grillini, Iorio avrebbe perso. Perché nel frattempo il PDL è diventato un po' il partito dei signorotti locali, i quali ognuno si è giocata la partita come ritiene e si è perso quella visione. Insomma, signori, io sono uscito... Insomma, diceva Bossi, ero parlamentare del centrodestra, quando venne quella questione che diceva il nostro telespettatore in aula, io mi sono alzato in aula, come ci sono i resoconti stenografici che lo possono dimostrare, condannando anche il mio partito di appartenenza N, che non volevano dare l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bossi. Io parlai per l'autorizzazione a procedere, 60 parlamentari mi seguirono e credo che sia una delle cose che poi fecero finire sotto inchiesta Bossi. Allora, per tornare alla cosa, voglio dire, non è possibile far andare via un presidente del Consiglio eletto, glielo dice uno che dovrebbe avere risentimento, io non sto più in Parlamento perché sono andato per conto mio insieme a Storace, per una continuità ideale che ritenevamo andasse manifestata. Però esprimo tutta la solidarietà umana nei confronti di Silvio Berlusconi, ma è una vergogna che deputati, senatori, sottosegretari, assessori, consiglieri, nominati negli enti, nominati nelle banche, nani e ballerini, se aggiungerei, fanno uscire Berlusconi da Palazzo Chigi e il popolo del PDL, non ci dobbiamo andare noi, la destra, ma il popolo del PDL non è stato lì a difendere la politica che avevano realizzato nel corso degli anni. Questo è indecente. Cioè, Berlusconi ha anche lui delle responsabilità, perché se li è scelti quegli uomini, perché hanno fatto le liste bloccate dei nominati,
però santo Iddio, in una città dove si è in maggioranza la regione, si è in maggioranza il comune, si è in maggioranza il governo del paese e si consente un linciaggio alla persona. Nel momento in cui si consente all'alta finanza, al potere bancario, di sostituirsi alla politica per loro scopi e loro interessi, che stanno facendo pagare ai nostri connazionali un prezzo altissimo per stare in un'Europa, beata a chi ci si riconosce. Io non mi riconosco, io ero bambino quando gridavo Europa nazione, l'Europa una nazione, un popolo, ma questa Europa che vuole decidere le sorti della nostra gente, perché nasce un'Europa, si dicono tutti democratici, e hanno paura del referendum? Cioè, l'Italia ha accolto il Trattato di Lisbona, che non hanno voluto chiamare nuova Costituzione Europea, per ingannare i cittadini, perché se l'avessero chiamata Costituzione forse si allarmava. Allora, un'Europa può reggere se ha paura del voto dei cittadini? L'ha avuto paura in Italia, ha avuto paura in Danimarca, ha avuto paura in Francia? Onorevole, volevo continuare il discorso con... Sarà interessante il discorso. Certamente. Perché credo che alla base di tutto ci sia proprio questa mancanza di caratterizzazione. Da anni, quando io ero bambino, si è sempre parlato dell'Europa delle nazioni, per trasformarla in Europa nazione, dove le proprie identità diventassero un bagaglio di valori e di peculiarità da portare avanti. Credo che poi tutta una serie di fatti, non ultima la globalizzazione dei mercati, invece abbiano fatto perdere questo. Ma questo che cosa mette in luce? La mancanza della politica. E su questo credo che, Teodoro, dobbiamo ripartire un po' da una mancanza di valori di riferimento. Mi ricordo le battaglie fatte per riferimenti ai valori da riportare all'interno della Costituzione Europea. Cosa che non c'è stata e ha portato a un'ingerenza, a uno strapotere, a un ruolo sempre preminente dell'alta finanza nella gestione delle cose europee. Allora credo che oggi però i tempi siano maturi per riflettere su tutto questo. Credo che la politica debba tornare a volare alto e dobbiamo ripartire però dai quelli che sono i valori condivisi sia all'interno del nostro sistema paese che nei confronti dell'Europa. Allora serve una politica a tutto tondo che affermi questi valori e non si vergogni di affermarli. Perché... E quindi occorrono uomini politici non nominati secondo quando sono più servizievoli. Parlo a 360 gradi. Dove posso firmare questo? Dove posso firmare questa dichiarazione? Anche questo, solo mi si deve consentire. No, perché mi ha scritto uno, dice, ah, pure lei parla contro la casta, cosa fa? Se uno va al sito della Camera, io ho il sito della Camera, non il mio. Se uno va al sito della Camera, quando si è approvata quella legge, l'unico emendamento sul quale ha votato l'Aula di Montecitorio a difesa della scelta del cittadino sul candidato è emendamento dell'onorevole Teodoro Buontempo, che ha preso solo 74 voti, e tutti i cantastorie che vanno nelle televisioni a dire ma che vergogna, i conduttori come fanno a non chiedere scusi ma lei come votò? Quando posso, io vado a memoria, legge. Mi ricordo che quella da tanto vituperata legge elettorale, tanto criticata da tutti, prese 48 voti in più rispetto alla maggioranza e dell'epoca. Gli altri erano d'accordo, perché era una convenienza di tutti trasformare i partiti. E io da solo alla Camera mi misi di traverso. E a un certo punto avevo trovato pure la quadra, come si suol dire, nel senso che tutti i colleghi mi dicevano ah, io ti voglio bene, però io non ho esperienza con la preferenza, sono eletto col sistema maggioritario. Allora mi venne l'idea di accettare il principio, non scatta subito se c'è una crisi politica, ma scatta con la prossima legislatura. E pareva che questo stesse camminando. A un certo punto l'UDC, abbiamo sentito Casini, l'UDC ritira l'emendamento che aveva presentato in commissione
e non la fate discutere in aula. L'UDC Casini è sempre lì, perché pure questi sono il nuovo della politica, fa il deputato, lui è fine da 32 anni, tanto per capirci, deputati da 32, non è che hanno 32 anni, adesso anche loro vanno verso... Ma da 32 anni o dal 32? Quindi l'hanno ritirata. Allora anche l'informazione... È fondamentale. Ma dico, quando si è parla di queste questioni, dici, ma scusi, ma lei dov'era? Cioè, io non farò come mai un votato? Quotidiano, ma il giorno in cui ci avessi le risorse per fare un quotidiano pubblicherei sempre la pagina del giornale del di giorno dell'evento prima. Di 30 anni prima, ogni giorno 17 novembre 1900 siamo al 2011, 30 anni fa. Guardate che oggi parlare di queste cose diventa sempre più difficile. Certo. Perché noi abbiamo una classe dirigente di tutti i partiti che non ha conosciuto quel tipo di sistema elettorale. C'è una sorta di timore, di paura, di repulsione nei confronti del sistema elettorale a preferenza. Perché è stato contrabbandato come l'interesse, lo sperpero, lo sperpero, i poteri occulti che manovrano. Ma se lo compra direttamente il posto, arriva al partito, quando costa il numero 3, tanto pagano e sono diventati deputati. Tant'è che in questi giorni, io che sono stato parlamentare per 5 legislature, un po' di esperienza dovrei avere, sono rimasto stupefatto perché molti li conoscono. Perché ho visto dai volti, sai, le immagini dell'aula, no? E ho visto chi sono sti sottosegretari, sti cose. I funerali. Sono allibito. Io sono una persona modesta, rispetto tutti, ma non si può diventare deputato e sottosegretario lo stesso giorno. E si diventa sottosegretari alla giustizia o ad altro senza alcuna esperienza. E poi vedere questi avvocati che fanno parte della Commissione Giustizia e che la mattina vanno in tribunale a cassare i soldi che gli danno i clienti e il pomeriggio vanno a fare le leggi a favore dei loro clienti. Ma questo è l'italiano medio, deve capire, altro che i costi della politica. Perché se non riprende la chiave che spiega quello che è avvenuto, non può incidere per il futuro. È partito quest'altro tema, arriva Super Mario risolve tutto, e tu ti trovi Draghi che va in televisione e dice ma i giovani, le nuove generazioni, io non posso bestemmiare, ma quello 3 giorni dopo ha detto bisogna mettere l'ICI, e che colpisce con l'ICI sulla prima casa? I giovani, colpisce il ceto normale. L'uomo nuovo, e in questo poi Berlusconi ci mette del suo, no? Dini non è quello del governo del tradimento che consentì di andare al governo a D'Alema, e poi arriva l'uomo nuovo in nome della trasparenza, Amato, 31 mila euro al mese di pensioni varie che prende, che è stato a un certo punto reggente del Partito Socialista, che è stato ministro del Tesoro, e poi arriva il mago che fa questa operazione. Ma sono ammirevoli loro, mendicanti gli altri. Ma Cirino Pomicino, con la sua storia, è arrivato e è diventato il regista di questa operazione. Ma ci rendiamo conto? Allora, concludo. La politica è un valore di cui il cittadino non si deve far sottrarre, perché senza la politica vedremo adesso quello che accade. Senza la politica in Inghilterra hanno potuto portare le tasse dallo studente universitario per l'università pubblica, questo non si dice in Italia, a 9.000 sterline l'anno. 9.000 sterline l'anno, che equivale a 12.000 euro. Sto facendo il conto. Queste sono le tasse universitarie in Inghilterra. Fino a un massimo di 16.000, tra l'altro. Perfetto. Ricordo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Buonasera, sono Costantino Del Prete, chiamo da Fratta Maggiore. Da Fratta Maggiore, prego. Sono un abbonato del Borghese. La ringrazio io allora. Per un editore che non prende soldi pubblici, ogni abbonato vale tutto. Chiedo scusa, solo una parentesi, ieri sono stato a pranzo. Sento diverso, cioè, le parole sono, il tempo è diverso.
non lo so se devo sentire per telefono o per televisione. No, abbassi la televisione e parli e senta. Prego. Ieri sei stato a pranzo? Sì. Non so i rapporti. Dunque, allora dicevo, questa è una trasmissione maggiormente che si tratta di un argomento economico. Noi stiamo in Europa e l'Europa ci ha creato questi problemi. Non voglio parlare. Si parla delle pensioni, si parla di tante cose. Ma correggetemi se sbaglio, le pensioni si dovranno fare, si dovrà fare tutta una nuova situazione, cosa. Ma mi risulta, correggetemi, una certa cicciolina, tutti rispetto della cicciolina, dopo una sola legislatura, oggi prende 3.000 euro di pensione. E mi risulta ancora che ogni legislatura, ogni deputata prenderà o due volte il vitalizio, cioè un vitalizio per una legislatura, vitalizio per la seconda legislatura. Ora, io da libero cittadino dico, vado in pensione, devo andare in pensione a 67 anni. Perché il politico deve prendere la pensione nel momento in cui finisce la legislatura? E adesso è una bella domanda, io dico che tanto il Super Mario come è arrivato si è fatto lo stipendio di 25.000 euro. Ora, che non è e si parla anche del costo della politica, ma questo non è il costo della politica. Sicuramente, sicuramente. Certo. La ringrazio, ci continui a seguire ogni lunedì e mi raccomando... Sì, ma vorrei delle risposte. Che adesso gliele faccio dare. Va bene, la ringrazio. Io dico, ci se aiuti vuole. A promuovere il borghese intanto, grazie se per vuole, essere uno dei nostri. Ma mi nascondo. Se vuole io non mi nascondo perché è uscito un giornale. Due minuti perché dalla volevo sentire sì, anche il nostro direttore. Nella provincia di Latina che diceva a buon tempo che prende doppio vitalizio, più stipendi, eccetera, eccetera. Allora io sono diventato assessore regionale il 25 aprile 2010. La sera prima di mezzanotte il mio vitalizio è stato sospeso, come è giusto che sia, perché io ho scelto la retribuzione della regione. Dove sono assessore non maturo vitalizi e non ho la liquidazione per fine consigliatura, tanto per informare. Cinque legislature io ho fatto, la mia pensione è di 5.300 euro, che non sono poche. No, nette, che non sono poche di fronte ai lavoratori, eccetera, eccetera. Ma questo è, quindi quando si parla di 15.000, 20.000, 30.000, non è. Io vorrei essere giudicato per quello che è, per 5 legislature alla Camera, perché cosa accade? La prima legislatura ti dà lo scalone alto, poi man mano si blocca, l'ultima legislatura è caduto prima il governo. Quindi io non è che lo maturavo il diritto al riscatto, ma siccome mi costava 57.000 euro per aumentare di 300 euro al mese, visto che avevo 63 anni, mi sono fatto un po' di conti, non mi conviene. Allora tagliamo i costi della politica. Per il futuro, coloro che dicono di tagliare, comincino a tagliarsi anche il passato loro, perché è troppo comodo, gente che guadagna 20-30 mila lire, 30 mila euro e poi sulla pelle degli altri. Tuteliamo i diritti acquisiti delle vedove, degli orfani, di coloro che ci hanno passato la vita. Tagliamo le province, ma non crediate, questa è una questione morale, etica, è bene che si faccia, ma non crediate che questo sia la risoluzione né di economica, e state attenti cittadini, stiamo attenti, perché sta passando il messaggio: tu vuoi fare politica, lo fai gratis. Bene, allora politica torneranno a farla solo chi ha un congruo conto bancario. La politica va controllata per ciò che si produce e ciò che si fa. Io le generalizzazioni non l'accetto, perché per esempio ho fatto il mio dovere, ho conosciuto persone che facevano il loro dovere a 360 gradi in tutti i partiti, ho conosciuto farabutti in tutti i partiti, e però cari cittadini, mica potete votare con i paraocchi. Andate oggi sui siti della Camera, del Senato, a vedere i vostri rappresentanti, se partecipano ai lavori, quante volte hanno parlato, cosa hanno prodotto. Se no, qui si fa di tutta erba un fascio,
Si dice che la politica quanto costa, dopodiché la politica la stiamo regalando all'imprenditore che invece di diventare cavaliere diventa senatore, quanto costa? 1 milione di euro, ecco 1 milione di euro, e diventa... E lo regaliamo alle signorine che sono compiacenti nei letti di coloro che fanno le liste, lo regaliamo ai compagni di giochi del sabato e della domenica, io vi potrei fare i nomi di coloro che, siccome fanno pesca subacquea, per esempio con dei leader, sono diventati deputati in questo paese, perché così sta lì. I coloro che gli devono dare lo stipendio, non gli danno più lo stipendio, glielo fanno dare dallo Stato. Quindi ragioniamo su questo, è giusto colpire gli illeciti e gli sprechi, però attenzione a non far diventare la politica soltanto prerogative di una casta economica. Volevo fare una domanda al nostro direttore, che è stato sacrificato dalla politica. Ecco, Sarkozy ha detto che era disponibile a venire in Italia, quasi che noi non fossimo capaci a farlo. È questo il senso dell'Europa? Beh, io voglio, l'intromissione... in realtà voglio rispondere dando ragione e torto all'onorevole Bontempo, perché appena detto... Dove eravamo? La domanda che ci facciamo tutti, dove eravamo noi italiani, noi classe politica, anzi loro classe politica, quando si stava costruendo l'Europa? L'Italia ha sempre dato il peggio di sé in Europa. C'era Fini a fare la Costituzione Europea? No, faccio un ulteriore passo indietro, no, non mi riferivo a quello. A quella che è stata il valore che la politica italiana ha dato all'Europa. Basta pensare insomma ai soggetti che venivano inviati al Parlamento Europeo, preso come sostanzialmente uno scarto, chi non si riusciva a piazzare Camera e Senato andava in Parlamento Europeo, compresi i leader di partito. Allora non c'era quell'incompatibilità fra parlamenti nazionali, quindi il leader di partito lo facevi qui, facevi il parlamentare e facevi il parlamentare europeo. E l'Italia non ha inciso assolutamente niente sulla politica europea. Perché è un attento osservatore. Lo vogliamo dire ai cittadini che il Parlamento europeo è uno specchietto per le allodole, per far vedere che c'è la democrazia, ma che il Parlamento europeo non decide niente, si decide in organismi dove ci sono i nominati, e coloro che hanno tolto questo, la lira, il cambio, si chiama Ciampi, che oggi viene sannato come un padre eterno, cioè, e che è stato direttore della Banca Italiana, dalla Banca d'Italia, cioè ritornano, Ritornadini, Banca d'Italia, Ciampi, Banca d'Italia, Monti, Banca Centrale Europea. Non per questo abbiamo inserito nell'ultimo numero di Imperi un saggio di una bravissima collaboratrice, Sabrina Varriano, che descrive l'Europa con due parole: antipatia burocrate. E questo è quello che viene percepito dai cittadini. L'Europa è un baraccone, è l'istituzione, non si conosce, giustamente sottolineava l'onorevole Buontempo. Si è convinti che la legge europea, che non esiste, direttiva e quant'altro, regolamento, sia varata dal Parlamento europeo, quando non è così. Modifiche dei trattati hanno portato un peso più sicuramente maggiore, ma non è questo. Però io dicevo, volevo dare torto ragione. Siamo a 4 minuti alla conclusione, vi prego di essere molto succinti. Ultimissima cosa, ho cominciato con riacquistare il primato della politica e l'onorevole Buontempo non poteva fare un esempio migliore che quello dell'Argentina, dove dopo il crack il governo sta cercando, prima con Nestor e ora con Cristina Fernandez, di riacquistare quella sovranità che era stata sottratta ai cittadini. Conseguenza, laboratorio socio-economico fra i migliori al mondo, laboratorio socio-politico fra i migliori al mondo, partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica fra i migliori al mondo. In Argentina i vent'anni parlano, certo, di politica, qui si parla di PlayStation. È un calcio nel sedere al Fondo Monetario Internazionale. La soluzione sta proprio in quella sintesi. Ora non voglio fare discorsi terza posizione e quant'altro, di quello che diceva Perón, però l'idea di base del nuovo peronismo qual è? È questa: attenti al sociale, spesa pubblica, lì hanno un piano case che tra l'altro è fra i più attivi al mondo. E quindi la gente risponde positivamente, va a votare, partecipa e si sceglie il leader. Ma infatti un minuto per oggi sia proprio questo. Dobbiamo concludere, un minuto per uno. Attenzione alle esigenze dei cittadini. Quando io prima ponevo il problema della difesa dello Stato sociale,
oggi, noi siamo da 20 anni a questa parte, non me ne voglia nessuno, si è fatta una politica liberale che poi è diventata una politica liberista, per dirla come quelle che parlano bene, siamo diventati tutti liberal, dove non si riesce a capire bene chi è che si occupa più della difesa dei centri sociali meno abbienti, delle fasce sociali in emergenza, con una congiuntura economica che sta facendo aumentare il divario. Allora la politica farebbe bene interrogarsi su questi temi. Ecco perché io l'altra sera sostenevo in un'assemblea pubblica che il PDL forse farebbe bene, anziché pensare ai congressi che diventano la conta delle tessere per vedere chi fa il segretario provinciale a Rieti, a Latina, a Viterbo, a Frosinone, piuttosto che a Roma, forse farebbe bene interrogarsi su quali sono le emergenze da affrontare per affrontarle tutti insieme. Un flash proprio, la nuova destra. Mettiamoci d'accordo, questo termine è inflazionato, tutti lo usano. Tutti i capi a Roma stanno organizzandosi, incontrandosi, diventeranno 10 partiti la destra, oppure si troverà un punto di io mi auguro soltanto che il buonsenso torni a regnare e si possa arrivare a un tavolo comune dove riusciamo a parlare dell'interesse collettivo. Dobbiamo rimettere al centro il bene comune, superando la fase dei beni dei singoli, perché qui purtroppo recentemente, ultimamente, si è pensato soltanto a soddisfare il bene del singolo e la somma dei singoli beni non fa il bene comune. Allora mettiamoci d'accordo su questo e affrontiamo una stagione nuova. Ma noi non siamo nati per fare gli extraparlamentari o un partitino. Abbiamo fatto anche questo, non abbiamo sofferto di crisi d'astinenza e per 4 anni non abbiamo mollato un attimo, abbiamo partecipato a tutte le competizioni elettorali. Però noi riteniamo, non siamo egoisti, noi riteniamo che oggi quell'anima sociale che stava anche dentro il PDL, che viene dall'esperienza Movimento Sociale, Alleanza Nazionale che aveva altre anime che sono venute come Prestagiovanni da un'altra esperienza politica, eccetera. Ora tutto questo può diventare lo scontro di bassissimo profilo tra caporaletti di giornata a chi è più importante dell'altro, o non si debba avere la forza? Non può morire così una destra politica che ha fatto grande anche il PDL. La forza e l'umiltà nell'affrontare con coscienza. Quindi ci vuole un appello, se lei me lo consente, che sia un livello alto per ricostruire una destra politica nazionale e sociale. Ognuno si deve dimenticare gli affronti e i risentimenti passati, ma l'emergenza è tale che dobbiamo fare il nostro anche governo. La brutta figura che questa destra, questo centrodestra ha fatto nel governare. Non la destra, questa destra. Che è un'altra cosa. Questa destra. Io vi saluto, vi ringrazio, vi aspetto lunedì prossimo. Continuate a seguirci, parleremo di altrettanti problemi importanti che viviamo giornalmente e che vi vorremmo aiutare a superare. Grazie. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti. Ok.